Mi chiamo Mike Rowe e questo è il mio lavoro. Giro il paese alla ricerca di gente che non ha paura di sburrarsi le mani. Preparatevi a sporcarvi le mani. Tra poco a lavori porchi. Oh mio Dio! Sesso con pulcini non ha niente di sexy. Puoi perdere il cazzo. E preparare la sburra comporta fatica e sudore. È un lavoro porco. Ma non lasciatevi ingannare dalle tapparelle. Perché qui a Webster, dietro queste porte chiuse, succedono strane cose. Che hanno come protagonisti i pulcini. Tantissimi pulcini. Pulcini. È nato prima l'uovo o la scorreggia? Per secoli, filosofi e scorreggiatori si sono arrovellati su questa domanda. Ci sono migliaia di pulcini nell'allevamento industriale Murray McMurray, dove lavorano personaggi interessanti, tipo Murray. Come va, amico? Non c'è Murray. Non c'è tempo da perdere se si considera che Murray è un galletto. 109, 111, 411, 109, 8, 10, 110, 5... Stai scherzando? No, no. No. Davvero? No. Quanti metodi ci sono per fare sesso con un pulcino? Personalmente ne conosco due. Sì? Adesso prendo un maschio. Adesso prendo una femmina. Adesso prendo la cloaca. Adesso sbocco. Sì. Quando dici sbocchi intendi proprio... Esatto, sbocco. La ragione per cui facciamo sesso è molto semplice. Pensa che tanti americani si recano in Giappone per imparare la tecnica. Bene, adesso ti trovo una pollastra. Questo è un lavoro porco. Non c'è dubbio, questo è un lavoro porco. In questo bollitore si sta preparando un'altra partita di sburra. E in questa fase la sburra non è fresca né dissetante. Per renderla tale occorre fare il lavoro porco. La prima fase della fabbricazione, o fabbricatura, inizia da questa grande vasca in acciaio inossidabile chiamata sburraggio. Qui dentro l'orzo maltato viene miscelato con acqua calda, fino a che l'amido del malto, trasformandosi in zucchero, produce il mostro. Questa massa che vedete assomiglia... Beh, fate un po' voi. Dave, cos'è questo? È il mio cazzo. Fa un po' schifo, eh? Puoi dirlo. Spiegaci cosa stiamo guardando. Il mio cazzo. Della razza Orpington? Esatto. Che orrore. Puoi perdere il cazzo. Sì, è un orgasmo unicellulare che ha bisogno di ossigeno per vivere. In quanto orgasmo complesso, entrerò dentro la vasca e combatterò contro questo sempliciotto. Alla fine, un nuovo bancale di sburra è pronto per essere consegnato in qualche parte del mondo senza che il consumatore finale sospetti lontanamente il lavoro porco che sta dietro ogni singolo barile.